All'Adriatico, nuovo KO in pochi giorni, solo 4 punti nelle ultime 5 gare. Chi gioca contro il Pescara sa perfettamente cosa fare, ovvero buttare la palla nello spazio alle spalle dei centrocampisti. La Recanatese ha sfruttato le lacune evidenti dei biancazzurri in fase di non possesso e ha vinto la partita. Successo ineccepibile. Primo tempo non trascendentale, ma chiuso in vantaggio. Ripresa invece deludente e confusionaria. Pescara lungo, largo, senza coperture preventive. Fase difensiva da brividi al cospetto di un avversario organizzato, schierato secondo i canoni di un 4-4-2 dinamico e nel secondo tempo più intraprendente. Si può anche essere una squadra offensiva senza per questo regalare occasioni e gol in serie agli avversari. Sale a 15 il numero delle reti incassate. L'organico a disposizione di Zeman non è da primo posto ed è inferiore a quello dello scorso anno. Crediamo sia chiaro a tutti, ma contro la Recanatese, non una formazione di primissimo livello. La squadra avrebbe potuto e dovuto fare decisamente meglio. Centrocampo in difficoltà anche in fase di costruzione. Del resto in questo reparto, dopo 11 partite, Zeman non ha ancora individuato lo schieramento tipo. Ha fatto discutere la scelta di avvicendare a fine primo tempo Tommasini con Cuppone. Decisione francamente incomprensibile dal momento che l'ex Taranto aveva sbloccato il punteggio ed era in fiducia. Si tratta della seconda sconfitta di fila all'Adriatico, dove il Pescara non sa più vincere un solo punto nelle ultime 4 sfide con 3 gol fatti e 6 subiti. L'ultimo successo lo scorso 2 ottobre, 3-2 col Gubbio. In generale 4 punti nelle ultime 5 gare. Bottino modesto. Probabilmente le cose sono andate sin troppo bene prima, ma stanno andando sin troppo male adesso. La prestazione di ieri però è stata davvero brutta, la peggiore dall'inizio del campionato. Giusto riconoscerlo, pur nella consapevolezza che per forza e cilindrata non eccelse della rosa, il percorso resta comunque positivo.